Io continuo a dire viva gli avventurieri, viva. Non sono. L'avventuriero non è un mafioso, un camorrista, un killer. No, è una persona che nella vita prova, è un mangiatore di orizzonti. È una figura, anzi, bisogna dirlo ai ragazzi. Dove sono finite le vostre avventure? Mamma mia, 20 anni cosa fai? Ti metti con una ragazza come mia nonna? Cioè, ma io ho paura di questa generazione che non prova. Bisogna provare, il rischio parte del principio vitale più solenne, più difendibile. Più difendibile. Questa idea che no, l'avventura non sia una cosa seria, ma l'avventura è una cosa serissima. Quando ci siamo seduti, quando ci siamo sentiti appagati, non più curiosi, lì sono cominciati i guai. Ma scusate, ma Caravaggio chi era? Un avventuriero. Un avventuriero, un meraviglioso, fantastico, dannato avventuriero. E cosa c'è di più bello di quell'uomo? Era bello. Era geniale in un modo assoluto e come tale periglioso, ma Modigliani chi era? Un avventuriero. La nostra cultura migliore è fatta di avventurieri, non di ragionieri, con tutto rispetto naturalmente. Mamma mia, ma non si può ogni tanto scantarci da questa, non so, una cornice di come, non so, siamo ibernati.